Coach Andrea Capobianco, responsabile delle nazionali giovanili italiane. Prima giornata azzurra qui a San Severo, si può già fare un primo bilancio di quello che ha visto? Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto perché ho visto un'ottima organizzazione, ho visto ragazzi con grande voglia che si sono allenati molto molto bene. E questo logicamente per un allenatore è una cosa importante perché noi torniamo a casa contenti se i giocatori si allenano bene e quindi se l'allenamento diventa una cosa positiva, e devo dire che questa sera posso tornare estremamente contento per ciò che hanno fatto i ragazzi in campo. A un certo punto il ragazzo ha detto l'anno scorso da questo giro d'Italia abbiamo trovato 4 ragazzi per le nazionali e per loro può essere uno stimolo. Ma certamente il giro che noi stiamo facendo è un giro che riteniamo molto importante per vari aspetti. Il primo aspetto è appunto quello di conoscere lo stato della pallacanestro giovanile, perché logicamente noi dobbiamo aver presente queste cose per cercare di collaborare e di essere a disposizione di ogni società, nel senso di scambio di idee, cercare di appunto cercare di fare dei discorsi costruttivi con tutti. Quindi questo è uno degli obiettivi importanti di questo progetto Azzurri. L'altro obiettivo importante è quello di non, tra virgolette, perdere nessuno, nel senso che l'anno scorso con l'Under 18 abbiamo avuto 4 ragazzi che sono entrati nei 24 e qualcuno ha fatto anche i campionati europei, grazie appunto al giro fatto nelle regioni e grazie appunto alla possibilità che si è avuta di vedere tutti quanti. Questo è disponibile per tutti i ragazzi che vediamo, e loro devono sapere bene che qua non è che vengono per chissà per motivi inutili, ma vengono perché è giusto che i responsabili del settore squadra nazionale possano avere un'idea chiara su tutti i ragazzi. Devo dire che l'impegno che in tutta Italia stanno mettendo i giovani mi fanno essere molto molto ottimista, perché veramente stanno facendo cose importanti, nel senso che sono sempre pronti anche a tra virgolette sopportarci nei richiami. Quindi io sono ottimista per la pallacanestro del futuro, l'importante è cercare di programmare nel miglior modo possibile appunto il futuro di questi ragazzi.